L'immigrazione, vedete, è stato uno dei temi più preponderanti nel corso delle ultime elezioni, anche più di quello che forse è potuto trasparre dalla campagna elettorale. Penso che sia un tema che ha pesato molto nelle decisioni di un gran numero di elettori. In qualche modo l'importante successo della Lega, importantissimo successo della Lega, è altrettanto importante il successo del Partito Democratico. Due tendenze speculari possono essere lette anche come un messaggio che una grossa fetta maggioritaria della popolazione ha voluto lanciare, un messaggio di ostilità a quelle che sono state le politiche migratorie dei tre governi di centrosinistra. Riassumendole in maniera molto semplice e a netto di qualche timido ripensamento nella fase finale di legislatura, queste politiche sono state un permettere, un agevolare, a tratti un persino un esaltare, un flusso immigratorio che non ha precedenti nella storia italiana. Tanto per capire di cosa stiamo parlando, ma penso sia abbastanza evidente a tutti voi che siete qui ad ascoltare, l'anno scorso Machiavelli ha pubblicato un report basato su dati e proiezioni Istat, in cui si diceva che in meno di 50 anni l'etnia italiana non sarà più la maggioranza assoluta nel nostro paese. Ora, di fronte a queste dinamiche, di fronte a queste prospettive, è quantomeno comprensibile che una parte della popolazione della società italiana abbia una reazione di disagio. È comprensibile che insorga quel sospetto, se ne sente parlare, soprattutto nei social, che ci sia un qualche piano di sostituzione etnica, si dice. Ma anche andando al di là del piano puramente etnico, con queste cifre, con queste dimensioni di immigrazione, è ingenuo pensare che ci possa essere un'integrazione totale e massiccia di tutti coloro che arrivano in Italia. La prospettiva molto più verosimile è purtroppo quella della ghettizzazione, ma non ce lo suggerisce solo la teoria, il buonsenso, la logica. Possiamo anche guardare l'esperienza di altri paesi simili al nostro che prima di noi hanno vissuto lo stesso binomio, il binomio di immigrazione massiccia assieme a una classe dirigente che ha scelto una linea di laissez-faire o di aiuto a questa tendenza con una prospettiva di creazione di una società multiculturale. Oggi gli inglesi si accorgono di avere all'interno del proprio paese dei tribunali che applicano la Sharia, tra l'altro perfettamente in regola con quelle che sono le leggi anche della Gran Bretagna che lo permettono. I tedeschi si preoccupano perché i loro concittadini di origine turca guardano, idolatrano come modello politico il presidente islamista Erdogan. In Belgio devo notare che in un quartiere centralissimo della loro capitale degli stragisti ricercati in tutta Europa possono nascondersi per mesi. La Francia e adesso anche altri paesi come la Svezia prendono atto che esistono delle periferie in cui la polizia nazionale non può entrare, l'autorità dello Stato non è riconosciuta. In Francia e in molti altri paesi ci sono dei terroristi che aderiscono a una ideologia che è totalmente estranea alla nostra cultura, alla cultura europea, che anzi vede nell'Europa il nemico da distruggere, che sono stati capaci negli ultimi anni di colpire con regolarità e con durezza in numerosi paesi. Quindi è comprensibile che da parte degli italiani ci siano poi un po' di dubbi quando gli ultimi governi hanno detto seguiamo la strada dei nostri, di chi ci ha anticipato, diciamo, nell'affrontare questo tipo di fenomeni. Ma per capire quanto poco puntuale siano state le proposte del centrosinistra possiamo pensare a quella relativa allo Ius Soli. Voi sapete che l'Italia è già il paese in Europa che più di tutti concede le naturalizzazioni, concede le cittadinanze agli stranieri. La proposta di istituire lo Ius Soli è arrivata in una fase in cui l'Europa era nel pieno di un'offensiva terroristica islamica contro il continente. Ora, uno dei pochi fattori di vantaggio, ma decisivo, che ha avuto l'Italia rispetto ad altri paesi come la Francia e così via, è proprio quello che quando l'Italia individua un estremista islamico lo può espellere, perché è uno straniero. I francesi, per cui gli estremisti che individuano sono cittadini, non possono espellerli e allora devono schedarli. L'effetto è che quando c'è un attentato si dice, beh, ma chi l'ha compiuto era già noto alle forze di sicurezza. Certo, non possono seguire una parte così ampia della popolazione.
L'unico modello che è credibile di fronte a un approccio di questo tipo e un'immigrazione di queste dimensioni è quello della società multiculturale, infatti viene proprio indicato dai progressisti come il modello che dovremmo seguire. Io penso che nei fatti la società multiculturale, laddove possiamo pensare che si materializzi, avrebbe un aspetto che richiamerebbe un po' il vecchio ordinamento dell'impero ottomano, di varie comunità coese al loro interno ma distaccate dalle altre che convivono nello stesso territorio. Sarebbero delle comunità di cultura differente che quindi farebbero venire meno quel principio schumpeteriano, quel prerequisito per la democrazia, che è il fatto che si debbano condividere tutti i cittadini, o la grande maggioranza dei cittadini devono condividere tutti dei valori di base e dei principi di base senza il quale, che non possono essere negoziati nel processo politico, senza il quale la possibilità di una vera democrazia viene meno. Oggi delle conquiste della nostra civiltà che noi diamo per scontati, lo Stato di diritto, la democrazia liberale, l'emancipazione femminile, la separazione tra lo Stato e la Chiesa, tra la religione e la politica, potrebbero benissimo in un futuro prossimo multiculturale essere rimesse in discussione, entrare a far parte di quella negoziazione tra comunità. Ho citato l'esempio dell'impero ottomano e ho citato anche le difficoltà di coniugarlo con la visione che Schumpeter aveva della democrazia, perché la mia convinzione è che una società multiculturale, laddove si realizzasse secondo questi progetti, non potrebbe avere al suo vertice un effettivo potere che sia espressione democratica, potrebbe avere solo, con la capacità di controbilanciare questi poteri interni, solo un potere di tipo autocratico, repressivo. Ed ecco, ogni riferimento al fatto che ci siano cospicui e costanti cessioni di sovranità a entità sovranazionali e non elettive, a tentativi di forzare la Costituzione cercando di prevalere su quella che è la volontà popolare, così come espressa dalla maggioranza del Parlamento, alle proposte di leggi che limitino la libertà di espressione in internet, sono dei riferimenti, e potete capire, molto voluti e per nulla casuali. Chiaramente la destra italiana non può limitarsi però a denunciare solo i difetti dell'altro modello, non può nemmeno limitarsi, benché vada necessariamente fatto, e pensiamo, speriamo che lo farà il prossimo governo appena avrà la possibilità di entrare in carica, che ci debba essere un importante drastico calo dell'immigrazione, ma serve anche un modello positivo. Serve un modello positivo perché l'immigrazione non sarà sicuramente azzerata. Razze l'individuava nella mobilità, uno dei caratteri fondamentali dell'uomo, la nostra un'epoca sicuramente di forte mobilità. Perché ci sono ormai milioni di persone che hanno, se non sono direttamente immigrati loro, hanno un retroterra collegato all'immigrazione, persone a cui bisogna comunque dare una risposta e una possibilità. Ne va della coesione sociale, ne va dell'unità nazionale, ne va anche dell'evitare che si affermi quella tendenza alla politica dell'identità che purtroppo osserviamo negli Stati Uniti, in Inghilterra, in Francia, quella tendenza per cui si vota in base a quella che è la propria identità particolare. Se io sono un musulmano francese, un musulmano britannico, un afroamericano o un ispanico negli Stati Uniti, voto per un singolo partito perché in quel partito c'è l'espressione del mio desiderio di particolarismo. Questa credo sia una minaccia, non è solo una minaccia dal punto di vista elettorale per la destra italiana, è una minaccia veramente per la tenuta della nostra società. Io penso che se alla naturale divisione tra partiti politici si somma anche una divisione che è sociale, che è culturale, i rischi della tenuta democratica e della nostra società siano veramente pesanti, ed è a questo che bisogna dare una risposta. La risposta è un modello positivo di integrazione. A me piacerebbe usare il termine, se non fosse stato iscritto dal discorso mainstream in un quadro di demonologia per cui diventa impossibile citarlo, di assimilazione, che non è quel termine brutale o violento che si vorrebbe far passare. Assimilazione significa che il proprio retaggio atavico, avito, non viene cancellato, semplicemente viene relegato a quella sfera privata e domestica, mentre nella sfera sociale e comunitaria deve prevalere il minimo comune denominatore, quello coesivo dell'italianità.
Ora, questo è possibile con un'integrazione che non sia pensata come semplice acquisizione di un pezzo di carta o come semplice acquisizione di diritti in assenza di doveri? È possibile laddove corrisponda invece a una volontà precisa, a una scelta di diventare italiani, da qui anche il titolo del nostro convegno. Una scelta di appartenere a una nazione. La nazione è una comunità di destino, ci hanno insegnato i nostri padri. Si può scegliere di legare il proprio destino a quello di altre persone, a quello di una nazione. La nazione certo è anche una comunità di ricordi, chi non ha i propri padri, i propri nonni, i propri antenati in Italia non può avere quei ricordi che siano stati tramandati per tradizione familiare, ma anche qui è possibile una scelta positiva, la scelta di abbracciare una storia, una cultura, di abbracciare in una sola parola un'identità, non una identità particolare, io sono l'egiziano, io sono il pakistano che sta in Italia, ma una scelta di essere tutti effettivamente italiani. Questa integrazione è resa possibile solo in presenza proprio di quelle ricette di diminuzione dell'immigrazione, resa quindi un'immigrazione che sia quantitativamente sostenibile, che sono proposte dalla destra. Quelle proposte dalla sinistra progressista non è una proposta di integrazione, è una proposta di disintegrazione sociale. Ora, io credo che i nostri tre relatori di oggi siano anche degli ottimi modelli che possono essere proposti, modelli virtuosi di una scelta positiva a integrarsi, a diventare italiani. Grazie.